Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi sono, ragazzi, al picco della mia felicità probabilmente, perché se mi seguite più assiduamente lo sapete, sono una nerd di quelle proprio patentate e come non seguire fino allo sfinimento Game of Thrones. E quindi oggi siamo qua a provare la collezione che unisce le mie due passioni più grandi, quindi serie TV e make-up. Infatti questa collezione è uscita in collaborazione appunto con Urban Decay, che è un marchio che apprezzo tantissimo, ci sono tantissimi best seller che adoro, e appena ho saputo dell'uscita di questa collezione mi sono subito messa all'opera, ho cercato il giorno, l'ora e tutto quanto, e in realtà è uscita prima sul sito ufficiale di Urban americano e poi piano piano tutte le varie sedi. Io sono riuscita a prendere alcuni pezzi, perché poi non sono tutti quelli che avrei voluto, ma poi ci arriveremo, su Sephora Italia, molto semplicemente, non nei negozi ma sul sito online. Essendo un'edizione limitata, logicamente i pezzi sono finiti praticamente subito, quindi ho aspettato il secondo restock e ho preso quello che mi interessava, ma ripeto, non sono riuscita comunque a prendere tutto. Al momento è sold out, c'è stato un restock tipo ieri o l'altro ieri e è rifinito tutto un'altra volta, quindi se siete interessati, non so se ne rifaranno un altro onestamente, però tenete sempre d'occhio appunto il sito di Urban, sia quello americano sia quello italiano, Sephora, un po' così. Comunque, in ogni caso, io vi lascio il link delle cose che ho preso qui sotto, giusto per farvi capire anche i prezzi, perché mi ricordo soltanto la palette. Quindi vi faccio vedere prima di tutto cosa ho preso e poi cominciamo a spalmicchiarci le robe in faccia. Allora, come dicevo, da Sephora in realtà i pezzi principali che volevo li ho presi, perché erano, vabbè, la palette di ombretti e il trio di illuminanti. Tutto il resto diciamo che è contorno, quindi abbiamo la palette, che è stupenda, però alla fine del video vi darò le mie impressioni su tutto, dal pack ai prodotti, poi adesso ve la faccio vedere ben aperta. Appunto il trio di illuminanti, che è stupendo ragazzi, questo pack è meraviglioso, è in 3D. Poi sono riuscita ad accaparrarmi tre matite occhi, abbiamo Winterfell Snow, poi c'è The Night King e Dragon Smoke, e un rossettino, questo qui è Sansa Stark, anche se mi sarebbe piaciuto The White Walker. Detto ciò, io adesso vado a fare la mia base e poi proviamo tutto quanto. Non vedo l'ora perché non l'ho ancora mai provata. Allora ragazzi, base fatta, sopracciglia fatte, senza contouring e tutto quanto. Ho lasciato gli occhi bagnaticci, quindi senza fissare nulla. Iniziamo subito a utilizzare la nostra baby. Allora, questo è il pack secondario innanzitutto. Come vedete riporta sul retro ingredienti, insomma varie informazioni e i colori, che come vedete sono divisi in 4 sezioni che poi prenderanno il nome di un'ambientazione della serie TV. Riguardo alle colorazioni che sono riportate appunto per ogni ambientazione, onestamente alcune mi piacciono, altre meno. In più, come ho sentito dire in molte recensioni, sono presenti pochi colori matte ma tanti shimmer, che ad esempio io personalmente è una cosa che apprezzo, perché a me piacciono tantissimo, ed è anche per questo che comunque il prezzo da palette è elevato, perché come sappiamo le cialde shimmer vengono di più proprio in fase di creazione di quelle matte. Comunque, a parte questo, appunto adesso andremo a vedere. Poi, una volta aperto, il pack è questo qui, si presenta tipo una sorta di libricino con tutte le spade. All'interno abbiamo uno specchio. La palette infatti non è proprio praticissima da portare in viaggio, perché ha un bel mattoncino, come vi ho detto prima è un libro, quindi ha il suo peso, ha la sua dimensione. Però lo specchio a me personalmente piace. Poi qui troviamo una frase che dice Daenerys, e qui abbiamo in 3D, in pop-up, il trono di spade, che è una roba, vabbè, da fan, è una roba stratosferica, non ha la sua utilità nella palette stessa, però è bellissima. Mentre qui abbiamo un'altra frase che dice Tyrion. I colori veri e propri sono qua, tirando questa linguetta, vedete fuori esce questa sezione, apprezzo molto che si sfili, e appunto come vi dicevo abbiamo le 4 divisioni. Qui abbiamo Aspra Dimora, quindi vabbè, in lingua originale sarebbe Hard Home. Poi abbiamo Winterfell, cioè Grande Inverno.
King's Landing, approdo del re. Bay of Dragon sarebbe appunto la baia del drago, quindi roccia del drago, non mi veniva adesso. Mi piacciono da morire, da impazzire, le grafiche della palette dei prodotti in generale, come vedete ognuna ha le varie sue simbolistiche. Secondo me i colori che meglio caratterizzano una delle varie fazioni è sicuramente questa, perché è super fredda, trasmette proprio le sensazioni degli estranei, del ghiaccio. Questi qua di Winterfell avrei fatti leggermente diversi. Approdo del re, ni. Roccia del drago, Allora, apprezzo che ci siano questi viola, come a sottolinearci appunto il colore dei Targaryen, degli occhi, che poi vabbè nella serie non sono viola, ci hanno provato all'inizio. Non capisco questi due colori, cioè nel senso Dothraki, colore, non lo so, mi voleva ricordare le praterie, l'erba, non lo so. Poi ripeto, non li ho ancora sbocciati, io parlo proprio di colori così ad occhio e da fan della serie. E poi questa cosa House Targaryen, no, perché nel senso, o mi ci mettevi un bel platino che stava appunto a simboleggiare i capelli platini, oppure mi ci mettevi un rosso vibrante come il simbolo dei Targaryen, non lo so, sono un po' così. Questa è sicuramente la zona che mi piace di meno e noi invece ce li andiamo a spalmare sugli occhi, anche perché non so ancora come fare. Avevo pensato di fare una parte colori freddi e una parte colori caldi, quindi sicuramente iniziamo con i colori caldi. Parto utilizzando il colore House Lannister, che è questo qui, un rosa salmone molto 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 pastello, quindi mi do una base con il colore. Come vedete sono molto pigmentati, a me piacciono tantissimo gli ombretti di Urban. Poi comunque io ho deciso di comprare la palette, ok, da fan, da collezionista e tutto quanto, ma anche perché comunque i colori in sé mi piacevano, mi attiravano in realtà, quindi sono sicura la utilizzerò molto in futuro anche. Come vedete, 2 secondi abbiamo sfumato tutto, bellissimo anche questo colore per un look semplice. Vi fermate ad esempio qua, eyeliner, e avete fatto un look anni 40. Dopodiché vado a prendere il colore che sta vicino, quindi Lannister Red, che è un marrone sul rosso, quindi è un marrone molto caldo, e mi concentro nella zona esterna, quindi vado a dare un pochino di profondità. Non voglio fare una cat crease, perché ultimamente vanno tanto queste cat crease, tutti fanno le cat crease, quindi oggi andiamo a fare una cosa un pochino più morbida. Però non capite male, io adoro fare le cat crease, soprattutto perché io sono malata di precisione, quindi... Allora, comunque, finora tutti i colori mi sembrano performare bene. Ripeto, io non avevo settato la base, non hanno fatto macchie e nulla. Ora comincio a portarmi il colore anche un pochino all'esterno. Cosa bella è che non fanno proprio una briciola di fallout. Io sapete che non sono abituata a truccare prima il viso e poi gli occhi. Ora, mi aiuto a sfumare proprio l'interno della piega con questo colore qua che si chiama Nymeria. Tra l'altro volevo farvi vedere le mie unghie, super tema Game of Thrones, e vedete come sono brava in questo video, che non dico nulla di nulla, ci sarebbero di cose da dire. E appunto con Nymeria mi porto un pochino più verso l'interno. Fatto questo, adesso voglio andare a utilizzare 2 colori che appunto sono gli shimmer. Finora siamo andati tutti con gli opachi. Vado ad utilizzare Red Keep, che è questo qui, e Winterfell, che è questa cialda stupenda, lo ammetto, è l'unica che avevo swatchato. Quindi Red Keep lo vado ad applicare più centrale. Come vedete i colori sono bellissimi, e visto che vi ho detto prima andiamo a fare un look morbido, vado ad applicarlo con un pennello che è comunque non troppo rigido, che mi permette di sfumare, vedete, anche un pochino. E poi appunto andiamo con Winterfell. Dalla cialda sembra molto più scuro, in realtà ha un sacco di riflessi dorati. Questo fa un pochino di fallout, ma nulla che non possiamo eliminare con una spennellata, se non rimane nulla. Per aumentare un po' il contrasto mi prendo Winter Is Here, che ha un marrone sempre shimmer, e mi do qualche tamponata verso la fine, anche perché come unico colore scuro abbiamo questo qui, Winter Is Here, e Take the Black. Che bello essere nerd, ragazzi, è stupendo. Come ultimo tocco per il punto luce utilizzo King's Landing,
che è questo qui, proprio tamponato nel dotto lacrimale. Infatti è molto bello, spero si noti. Poi, visto che sta andando tantissimo ultimamente, andiamo a fare una sorta di eyeliner sfumato, appunto con il nero, quindi Take the Black. Quindi prendete un pennellino di questi angolati, anche se questo nero non è opaco, va bene comunque. Quello che faccio io è picchiettare il colore vicino all'attaccatura delle ciglia, disegnare una sorta di linguetta e poi cominciare a sfumare. È molto semplice come effetto ed è bellissimo anche da solo. Quindi il nostro primo occhio, tema colori caldi, lo abbiamo terminato. Come vedete è iper semplice, però è bellissimo, mi piace un sacco. Da quest'altra parte abbiamo, diciamo così, gli estranei. Quindi vado a fare una cosa un pochino più strutturata. Voglio utilizzare anche questi viola, ve lo dico già da ora. Però partiamo applicando il colore white White Walk, che in realtà ho paura sia tipo un colore top coat, quindi ci proverò, ma non lo so. Sì, infatti non so se lo vedete, ma è un colore top coat. Ciò significa che magari va tamponato sopra ad altri o per andarli a freddare un po', perché da solo sembra effettivamente un bianco con dei riflessi lilla. Quindi mi fermo un attimino con questo e prendo direttamente il viola, che è Stormborn, quindi nata dalla tempesta. Adoro questi riferimenti così casuali. Tra l'altro non so se notate, ma è una bellissima punta di viola e mischiata al colore che abbiamo messo prima in precedenza, cioè risulta quasi cromato a mille. E dopo aver dato questa base super fredda, vado a prendere un pochino di Take the Black, giusto una puntina perché ho visto che è molto scrivente. Adoro fare le sfumature con gli ombretti shimmer, ragazzi, sono splendide. Ed ora cominciamo con i vari colori. Allora, avevo pensato di applicare in ordine di sequenza Frozen North, Free Folk e Art Home, però appunto volevo fare una cosa un pochino più strutturata, quindi qui ci andiamo a fare una cut crease leggera, non troppo pesante. Avevo detto che non la facevo, ma il richiamo è troppo forte. Ok, dopo aver fatto questa forma, appunto vado con Frozen North. Se questo colore mi delude, guarda, ci rimango malissimo perché mi sembra stupendo. No, infatti dai, è meraviglioso. Quindi per quest'occhio abbiamo usato tutti i colori shimmer. Che meraviglia! Mi ripasso anche un pochino di Stormborn, mi aiuto sfumandolo. E poi vado con Free Folk, che da qui mi sembra un argento. Beh, bello. Non è un argento di quelli troppo sgargianti. Guardate che bella scala cromatica che abbiamo fatto, mi strapiace, ragazzi. E poi utilizzo appunto Heart Home come punto luce, che in realtà mi sembra abbia tipo delle perlescenze rosa all'interno, però è comunque freddo. Bellissimo, ragazzi, è stupendo, mi piace da morire. Però io sto White Walker mi è rimasto qua, cioè io lo devo mettere su qualcosa, quindi magari con un pennello un po' fluffy, giusto così me lo vado a picchiettare qua sopra. Bellissimo, ragazzi, infatti questo è più un colore top coat. Ma sapete che questi colori applicati sull'occhio sono molto più particolari, visti che così, cioè, mi strapiacciono. Poi fatemi sapere voi sempre nei commenti. E ora andiamo ad utilizzare le matite. Allora, ve le faccio vedere tutte e tre sbocciate. Questa qui è Dragon Smoke, che è un grigio fumo quasi nero con tutte dei micro brillantini come dalla confezione, quindi fucsia blu. Poi abbiamo The Night King, che è probabilmente la mia preferita tra tutte, perché ha una base ottanio, sempre con tutti dei micro brillantini color celeste, quindi probabilmente questa la metteremo qui. E poi l'ultima l'ho presa perché ero super curiosa, e come anche l'ombretto della palette ha questa sorta di funzione tipo top coat, vedete quanto è riflessata, e si chiama Winterfell Snow. E questa me la applico tipo qui nel dotto lacrimale per amplificare questo effetto ghiaccio, mentre il colore The Night King lo vado ad applicare nella rima inferiore e me lo sfumo, perché questa qui è una matita 24/7 di Urban che io amo tantissimo perché è super sfumabile. Ecco l'effetto, è bellissimo, mi piace un casino. Mentre Dragon Smoke la andiamo a mettere sotto quest'altro occhio e andiamo a fare praticamente la stessa cosa, quindi la applico, come vedete iper scrivente, poi è bella perché questa si fissa, e me la sfumo. Questa me la ripasso anche un po' sulla riga di eyeliner che avevamo fatto prima con l'ombretto. Belle, ragazzi, bellissime.
bellissime. Io adesso vado ad applicare le ciglia finte. Allora, ecco il look con le ciglia finte, ragazzi, mi fa letteralmente impazzire. E prima che me lo chiediate, le ciglia finte sono di Sosù, le Milan. Sul viso invece ho tutto Nabla, dal fondotinta alla cipria al correttore. Adesso passiamo alla palettina degli illuminanti. Prima vado a fare un leggero contouring con la nuova Terra di Fenty. Questa qui è In The Sun, che per chi è chiaro come me è praticamente molto naturale, però è bellissima la formulazione. Un po' di blush e siamo pronti alla nostra palettina. È la Mother of Dragons Palette. Questo è il pack primario, come vedete in 3D, con i colori delle tre uova di drago. Abbiamo anche qui uno specchietto e i tre colori sono questi. Allora, mi disturba un po' che ci sia questa placchetta così olografica, onestamente. Però comunque, beh, i tre nomi già li sapevamo, perché abbiamo Drogon, che è questo rosa, poi c'è questo bronzo chiaro che è Viserion, e poi abbiamo Regal, che è un bronzo invece un pochino più scuro, che infatti io non utilizzo, per me farebbe proprio macchia. Quindi io da una parte utilizzerò questo rosa sulla parte fredda e questo sulla parte calda. Sui colori sicuramente potevano darci qualcosa in più, nel senso sono shade già viste, non mi azzeccano nulla con i tre nomi dei draghi, però vabbè, questo è un altro conto. Insomma, non potevano fare una cosa verde, una cosa, che ne so, Drogon che è nero color fumo e poi un altro marroncino, quindi no. Però vabbè, in ogni caso sono curiosa, lo andiamo subito a provare. Li applico con questo pennello di Morphe M501. Provo prima ad applicarli a secco e poi spruzzo un pochino di setting spray, magari questo qui di Glam Glow. Questa parte abbiamo Viserion. L'effetto non è male, eh? Cioè, è bello comunque. E guardate come riprende anche quello sotto l'arco di Cupido che abbiamo messo. Spruzzo un pochino di setting spray sul pennello, lo prelevo. Ecco. Sì. E questo, vabbè, viene bomba. No, devo dire che questi mi piacciono, eh. Anche modulabili. Spero dalla videocamera si veda bene come qua nella realtà. E ora vado a provare l'altro, che è appunto Drogon. Questo rosa su Drogon mi fa un sacco ridere. Però si vede anche questo, dai. Ci spruzzo il setting spray. E in realtà, allora, questo si vede già un pochino di meno di questo. Non so se notate. Però comunque è bello. Cioè, è un rosa che non va a disturbare. No, questa palettina non la boccio, ma neanche la esclamo più di tanto, non so come dirvelo. Bella, però, insomma, tutti i miei però ve l'ho espressi. E adesso abbiamo soltanto il rossetto. Visto che ha una formulazione sheer, io ho preso una matita da utilizzare sempre di Urban, quindi dopo vediamo un attimo. Però prima voglio farvi vedere il pack. Questo è il pack secondario. Come vedete abbiamo il simbolo degli Stark. Anche il colore ricorda tantissimo il grigio freddo. E qui abbiamo appunto il nome. Questo qui è il colore più chiaro, è il più tendente al nude, perché poi credo ce ne sia uno per Cersei, uno appunto The White Walk e l'altro non me lo ricordo. Però vi faccio vedere che carino che ha il pack. Vedete anche sul tappino abbiamo il simbolo degli Stark, il colore è questo. Ve lo swatcho anche, come vedete è iper sheer ed è un nude molto aranciato in realtà. Quindi io prima vado ad applicare questa matita qui, che è della linea di Gwen Stefani, si chiama Ex Girlfriend, tra l'altro è una delle mie matite preferite e io non sono solita applicare le matite, però con questo tipo di rossetti un po' meglio. Andiamo all'applicazione. Allora, si sente benissimo, in realtà comunque è coprente anche essendo sheer, però è bello, cioè la formulazione mi piace. E questo è il colore una volta applicato. Quindi il nostro make-up è finito. Abbiamo utilizzato appunto quasi tutti i prodotti Urban della collezione appunto di Game of Thrones. In realtà tutte le mie impressioni ve le ho dette utilizzando prodotto per prodotto, però vi posso dire che, allora, le matite per quanto mi riguarda valgono la pena. So che magari può sembrare un pezzo quasi inutile, ma sono stupende, cioè estremamente scriventi. Come vi ho detto anche mentre le utilizzavo, queste si vanno a fissare e praticamente non le togliete più. Non so se sono water proof effettivamente, sì, c'è scritto waterproof, lunga durata infatti. Sono stupende, cioè in generale le 24/7 di Urban io ve le consiglio. Palettina di illuminanti, ve l'ho detto, mi aspettavo qualcosina in più proprio dalle colorazioni in sé, perché alla fine i prodotti comunque sono performanti, sono belli riflettenti, però carina anche solo per il pack. Il mio pezzo preferito è assolutamente la palette
matte, occhi, gli ombretti sono assurdi, bellissimi. Visti così potrebbero sembrare scontati, ma guardate che meraviglia. Adesso io vi faccio un close up così ve lo faccio vedere meglio. Quindi qui abbiamo la parte fredda, gli ombretti, l'illuminante. Ragazzi, questi ombretti mi fanno impazzire. Soprattutto questa volta preferisco la parte fredda. E qui abbiamo la parte calda, quindi illuminante, gli ombrettini con questa forma un po' più sfumata. Vedete appunto che belle le matite, sono spettacolari. E il rossettino è questo qui, confortevole. Non so se anche gli altri hanno questa formulazione, però non penso. Se riuscite ad accaparrarvi qualche pezzo di questa collezione, io ve lo straconsiglio perché mi sono proprio piaciuti. E questa è la mia prima impressione a caldo, perché appunto li ho usati per la prima volta con voi. Non vedo l'ora inoltre di leggere i commenti qui sotto. Scrivetemi se vi piace il look, se comprereste qualche pezzo, se invece ne vorreste uno in particolare, così per sfizio anche soltanto del pack. E appunto se avete provato voi i prodotti e come vi ci siete trovati. Se invece il video vi è piaciuto, mettete un bel pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete, e io vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!